Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazaret e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Terra di Zabulon, terra di Neftali, sulla via del mare oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una luce. Per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Essi subito lasciarono la barca e il loro padre lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie ed infermità nel popolo. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Profeta Isaia. Però Isaia qua ci racconta una storia contro gli Assiri. Chi sono gli Assiri? Conoscete gli Assiri? Avete studiato, no? Babilonia, Assiri babilonesi, tutti questi qua. Era un popolo molto forte, molto cattivo, potente, con carri, cavalli, insomma, un po' come gli americani oggi, no? Molto ricchi, molto potenti, eccetera. Beh, questi qua, questi Assiri che fanno? Invadono questo piccolo fazzoletto che è Israele. Sciagura, insomma, una tragedia, perché una nazione gigantesca che arriva e si prende Israele, se la porta sotto di sé, insomma, non è una cosa... Bene, allora, qui Isaia dice: guardate che in passato il Signore ha permesso che la Siria venisse a invadere questa terra, Israele. Problema. Conoscete qualche assiro in giro qua? Avete visto qualche assiro? Al bar? In chiesa? Io ne conosco. Quindi vuol dire che sono tutti finiti gli assiri. Conoscete qualche ebreo, qualche israeliano? Io sì. Sono ancora oggi gli ebrei. Gli assiri sono finiti, gli ebrei sono ancora oggi. Cosa vuol dire? Che il Signore ha mantenuto la sua promessa. Distruggerò quel popolo cattivo. E l'ha fatto. E l'ha fatto. Gli assiri se ne sono andati, gli ebrei sono ancora qua con noi oggi. E altro che... Provate a fare uno sgarro a Israele, vi arrivano subito i missili addosso, per dire, no? Quindi vedete che quando il Signore promette una cosa, la mantiene. 700 anni ci sono voluti, 700 anni, però alla fine vedete che il Signore mantiene le promesse, anche per noi nella nostra vita, no? Quando il Signore ci fa capire qualcosa di importante, succederà di buono, ovviamente. Quando? Non lo sappiamo, succederà. Non sta a noi sapere come e quando, dice anche Gesù, no? Però succede, quindi abbiate fiducia nel Signore contro i prepotenti, contro questi qua che vogliono fare, no? Alla fine. Fanno la fine degli Assiri. Seconda lettura. San Paolo scrive ai Corinzi. Qui San Paolo sta in Turchia, pensate. Scrive questa lettera dalla Turchia. Perché ha sentito che a Corinto, che sta in Grecia, c'è ancora oggi, i Corinzi non è che andassero molto d'accordo, no? Litigavano tra di loro. Si accusavano,
Poi detto, poi fatto, quello dice, quello fa. E San Paolo dice: ma ragazzi, scusate, perché fate queste cose? Succede anche oggi, no? Nelle famiglie, quante ne sento. O magari anche nella confraternita, può succedere che qualcuno litiga, no? Ma no, succede, siamo esseri umani, quindi. Cosa dice San Paolo? Fratelli, perché vi dividete fra voi? Gesù Cristo è uno solo, non sono tanti Cristi, ce n'è uno solo, un solo Gesù Cristo, quindi non dividete, anche se magari fate cammini diversi, chi il rinnovamento, chi i carismatici, chi i neocatecumenali, chi i gesuiti, siamo uno solo, un popolo solo in Cristo, ricordatevelo quindi. Non ci dividiamo perché altrimenti quell'altro, il nemico, ci si mette di mezzo. Diavolo in greco vuol dire il divisore, quello che divide. Quando c'è divisione sicuramente c'è il diavolo di mezzo che agisce, quindi pensiamoci, non diamoci spazio. Vediamo qui dal Vangelo. Allora Gesù che fa? Dice va in Galilea. Galilea è una regione sperduta di Israele, sta vicino al nord, sono un po' pagani, un po' ebrei, non si capisce, insomma è un po' un miscuglio, diciamo. Perché? Perché sente che c'è bisogno di andare là. Questi qua non sono tanto credenti. Allora Gesù prende e va a trovare questa gente che non è tanto credente, i Galilei. Quindi anche noi. Facciamo con Gesù. Se qualcuno ha difficoltà magari a pregare, andare in chiesa, a credere in Dio, non lo scansiamo. Ci mancherebbe. Vieni, ti invito, vieni a messa a sentire l'omelia del padre Tiziano, per esempio. Tanto per non far nulla. Vieni in chiesa una volta. Facciamo un canto, facciamo un po' di comunità, eccetera. Quindi questo dobbiamo fare anche noi, ricordiamocelo, invitiamo le persone dure, quelle che hanno difficoltà a credere, portiamole con noi. E poi cosa fa? Chiama i primi apostoli, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello. Che mestiere facevano questi due? Pescatori. Pescatori. Gesù cosa gli dice? Continuate a pescare, ma non il pesce spada, le triglie, le ariglie, pescherete uomini. Forza, eh? Gesù non gli cambia il mestiere, fai il tuo mestiere, però vieni a pescare anime, non più i pesci. Capite? Quindi quando il Signore ci chiama, vuole che facciamo quello che sappiamo fare bene. Io da giovane ero tecnico elettronico, computer, cellulari, eccetera. Adesso cosa faccio? La stessa cosa. Mi occupo di internet, computer e tutto quanto. Per cui vedete che il Signore ci rispetta, rispetta le nostre capacità, competenze. Bene, allora riassumendo queste letture, abbiamo visto nella prima Isaia se la prende con gli assiri, dice passeranno anche loro, passeranno e sono passati. Assiri in giro non ce ne stanno più, quindi gli ebrei sì però, e sono belli forti, belli tosti. Seconda lettura, Corinzi, Paolo sente divisioni, discordi, litigi. Ragazzi, state calmi, è inutile che litigate. Gesù Cristo non solo, abbiate pazienza. Inutile che andate in chiesa e poi a casa fate le peggio cose, insomma. Dice, quindi cercate di comportarvi un po' dignitosamente. E poi il Vangelo, la chiamata, Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, i primi apostoli e signori. Gli invita a fare quello che facevano prima, però con le anime, non più con i pesci. Sì, vado a Gesù Cristo.